Eccoci ragazzi, bentornati, un saluto da Indie Lulux. Oggi siamo qui sul canale per portarvi una nuova esperienza di gioco, ovvero un gameplay un po' diverso dal solito, comunque da quelli che ho fatto sinora. Questo gioco che si chiama Pneuma Breath of Life, ovvero soffio di vita, che appunto deriva da una parola greca, pneuma, che significa soffio vitale e comunque ci riporta a esperienze ultraterrene di cui poi si baserà, su cui poi si baserà il gioco. È un gioco che sono riuscito a scaricare tramite il Games with Gold, cioè tramite all'offerta che chi è abbonato al servizio di Xbox Live riesce a trarne beneficio avendo giusto due giochi gratis al mese. Uno di questi, che ho scaricato a dir la verità già da parecchio tempo, ma che non ho mai avuto tempo di provare, è appunto questo Pneuma Breath of Life. Di questo gioco non so molto, tranne che è stato definito un FPP invece che un FPS, cioè un first person puzzle, perché appunto saremo sempre dietro a risolvere vari rompicapo enigmi in prima persona, e che è stato uno dei primissimi giochi sviluppati sul motore grafico Unreal Engine 4, che è uno dei più potenti e uno dei più fotorealistici che ci siano in circolazione. E per questo ho deciso di non inserire il mio faccione nella cam per evitare magari di rovinare appunto l'impatto visivo del gioco. Ho svolto giusto il prologo per vedere di cosa si trattava il gioco e penso che possa essere un'esperienza interessante, ma direi che è ora di finirla con le ciance e di cominciare con la nostra avventura. Partiamo! In the beginning, me. I'm awake. I'm alive. I can feel it. Life flowing through me. Breath, thought. A few seconds ago, there was nothing, but now, here I am. Well, there's only one logical conclusion. I am God, and this is my universe. It's pretty cool. It is too dark and silent, formless and void, not fitting for a god of my stature. Let there be light. Oh, and there was! Oh! Wow! Oh, I must be God! I can move! I can talk! I can walk! I hover to and fro above the infinite surface, plain as it is. Eccoci ragazzi, siamo in gioco. Questo è l'introduzione, il prologo della nostra avventura. E da come detto dal nostro protagonista alter ego digitale, sembriamo essere delle divinità o delle, comunque delle, una creatura ultraterrena che si risveglia e non sa bene chi è o qual è il suo scopo nel mondo. Da quello che ho visto giusto nel prologo, quando l'ho provato per vedere un po' di cosa si trattava, questo nostro alter ego digitale non sarà altro che un tipo altamente logorroico. Parlerà in continuazione. Di conseguenza, ragazzi, io cercherò di farvi sentire o comunque capire di cosa sta parlando in quel momento, però questo mi costringerà a star parecchio zitto, quindi vedrò di volta in volta cosa fare, se parlarci sopra o se farvelo ascoltare nei suoi vaneggiamenti. Comunque, partiamo. Allora, This is amazing! My universe! come potete vedere, Man, but intorno a noi ci I've si never sta seen that sviluppando tutta universe. Still, l'architettura, I tutto il will be mondo, forever e questo ci awake. suggerisce che noi appunto siamo una Imagination creatura and thought my ultraterrena domain e of my che mind. tutto il mondo si svolge Progress without intorno a limit. noi, anche da tutte le farneticazioni del nostro alter ego digitale. Aha! A path! A narrow path that leads to a destination. Progress! Progress, ok, progresso. Allora, come potete vedere, il mondo si sta Visualizing the sviluppando dark intorno a path. noi, ma è ancora I press piatto on e and walk towards the unicolore, dark cioè path. è solo bianco. Lui dice che possiamo passare Yes, attraverso i solid, muri, ma credo che yes, attraverso i muri outward non ci and possiamo inward. passare, perché comunque siamo. A button! Eccoli, è Push the button, spuntato escape the box. un aggeggio dalla forma vagamente fallica dal terreno e noi credo I che, control the world with the interagendo, wave of my appunto, figurative hand. potremo I'm proseguire. a god. I have no need for
E anche lui dice che, anche se non Dio, non ha bisogno di mani. Infatti, il nostro personaggio è in prima persona, ma come potete vedere, non si vedono né braccia, né gambe, né mani. Cioè, sembriamo una entità astratta che si muove all'interno di questo edificio. Vagamente, che ricorda vagamente forme romane, anche dai capitelli, dalle colonne. Allora, e lui ha detto che ha bisogno d'oro per fregiarsi del suo potere divino. E qua immagino che meraviglioso. Whoa, ok, that's it. Hola, Temple, that's how much ragazzi, c'è time da we dire spent che i on giochi di this. luce sono veramente ben fatti. Anche se devo dire che da quel che ho poco che ho letto, i due team di sviluppo che hanno appunto creato il gioco sono, non dico esordienti, ma hanno poca esperienza alle spalle. Di conseguenza non so se è bravura loro o la potenza del motore grafico Unreal Engine 4, che sicuramente li ha aiutati nel loro compito. Fatto sta che comunque la resa direi che non è per nulla male. I giochi di luce sono molto belli, le architetture ben realizzate. Ecco, qua è quando un dio impara a saltare, perché noi l'unica cosa, oltre ad interagire con le strutture, possiamo solo saltare, non possiamo fare null'altro. Qua vedo una leva e credo che dovremo utilizzarla. Ah, ecco. Cioè, noi facendo così, tiriamo su delle scale per poter proseguire nel nostro cammino. Allora, qua direi che dovremo trovare il modo di far quadrare i conti con quelle scale, perché se no non si può proseguire. Ragazzi, intanto il nostro personaggio sta continuando a vaneggiare, io per un po' lo ascolto, poi dopo un po' non, cioè vaneggia in continuazione. Ok, raddrizziamo una, raddrizziamo due, raddrizziamo tre. Ora credo che facendo il giro dovremmo riuscire a passare, proseguire oltre. Non si può correre, quindi la nostra andatura sarà sempre questa, ma il gioco non credo che sia incentrato su una componente particolarmente action per cui dovremmo correre, ma più su un'esplorazione e su il risolvimento di vari tipi di enigmi basati, da quel che ho capito, più che altro su percezione visiva e ambientale, ma una cosa alla volta. Questi sono dei portali che ci indicano il termine del prologo. Quindi adesso andremo ad affrontare direttamente il primo capitolo del gioco. Eccoci qua, anche se vediamo sfocato, piano piano, uscendo dal portale, la nostra vista si raddrizza e qua iniziamo a capire qualcosina. Dice che questi occhi lo fissano e lo mettono un po' a disagio, ma saranno fondamentali per il proseguo, appunto, della storia. Infatti, se vedete, se io distolgo lo sguardo dall'occhio, il cancello si richiude. È una specie di misura di sicurezza che permette solo a noi di oltrepassare la porta. E questo è semplicemente un'introduzione a quelle che poi saranno Oh, a bench. le meccaniche del gioco, che si svilupperanno dopo. Infatti, come potete vedere, anche qua ce ne sono due, ben due di occhi. Quindi così, 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 così. Voilà, e possiamo proseguire nel nostro cammino. Cioè, capite che questo parla di limonata in questo momento e vorrei sapere cosa c'entra. Comunque, allora, qua abbiamo un altro occhio. Tanto, ragazzi, se ci guardiamo un po' intorno, vedete che le strutture sono sempre basate molto, ispirate molto all'architettura romana, direi, con questo, con la stessa fontana, anche se l'acqua sembra un po' gel per capelli, a dire la verità, non è molto ben fotorealistica, diciamo. Però non badiamo a queste sottigliezze. E come potete vedere, qua c'è l'occhio, quindi se io distolgo lo sguardo, il cancello si richiude. Quindi noi dobbiamo passare, aspettare che si apra del tutto.
continuare a guardare l'occhio e passare di traverso. Allora, qua intanto ci sono dei quadri ben realizzati, dico la verità, sono ben fatti, anche se sono ripetitivi, anche perché questo quadro, se fate caso, c'era anche nel pezzo precedente di mappa che abbiamo appena visitato. Però c'è da dire che c'è da apprezzare lo sforzo di abbellire e di dare una coerenza all'architettura che ci circonda. Allora, qua non c'ero ancora arrivato, di conseguenza non so che fare, anche perché la porta non è interagibile, anche perché si vede tranquillamente che non è interagibile dalla forma dei pixel che la compongono, delle texture. E quindi a sto punto, maledetto! There it is, hiding. But I'm afraid not even you could escape my powers of observation. Eccoli. C'è un occhio sul soffitto che ci guarda. Quindi immagino che mentre continuiamo a guardarlo dobbiamo fare retromarcia ed entrare così. Ecco, se beccassi la porta magari credo che dovremmo far così. E infatti siamo riusciti a passare. Va bene. Allora qua... Oddio, qua siamo in un'enorme biblioteca e c'è da dire che... Oh, questo sembra un copricapo papale e non so cosa ci faccia in una biblioteca. Ma che è? Qual è la Coppa del Mondo? Ah no, sembra la Champions League, più che altro. Champions League dei Romani. Vabbè, lasciando stare queste divagazioni, qua bisogna capire cosa fare. Allora, qua sì, la maniglia. Ah, possiamo interagire con gli scaffali. Quindi bisogna capire cosa bisogna farci con questi scaffali. Sembrerebbero tutti uguali. Allora, qua sono tutto uguale. Ecco qua. Maledetto. Quindi, da quello che ho capito, dalle meccaniche del gioco, direi che se io guardo qua si dovrebbe aprire qualcosa. Appunto. Quindi noi, in nonchalance, mettiamo la retro, come abbiamo fatto prima, e continuando a guardare l'occhio, cerchiamo di attraversare la porta. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ottimo. Allora dice che le cose più lontane appaiono più piccole, cioè giustamente è questione di prospettiva. E da quel che ho capito questo gioco si baserà molto su giochi di luce, di prospettiva e via dicendo. Allora qua noi abbiamo un occhio che ormai abbiamo imparato a conoscere e qua ma tipo la stele di Rosetta, sembra delle stele, con dei buchi che teoricamente dovrebbero farci vedere in prospettiva l'occhio, ma l'occhio è più basso. Di conseguenza, oddio, qua nascosta nell'ombra, maledetti, ci hanno infilato una leva che... Vediamo cosa succede. Ah, ok. Allora, bisogna mettere questo in modo che... e tre coincidano. Vediamo. Allora, non ancora, quindi bisogna tirarla ancora su, credo. Vediamo un attimo. Oh, potete vedere che come la tiro su, guardate come si illumina di più la stanza rispetto a quando la tiro giù. Ci sono dei giochi di luce pazzeschi, ragazzi. Giochi di luce pazzeschi. No, così è troppo alto. Così è troppo alto. Allora, bisogna abbassarlo un po'. No, così si alza. No, così si abbassa. Vediamo se così basta. No. Bisogna alzarlo un po'. Ragazzi, è un po' menosa sta parte, ma... Vediamo se così basta. Sì, basta, ottimo, perfetto. Allora, quando ci siamo... Ah, ok, perfetto. Questo era il primo capitolo, direi, e penso che sia un'introduzione ai veri enigmi che ci aspetteranno nei prossimi
appunto capitoli, che però ragazzi vi mostrerò nel prossimo gameplay, anche perché credo che questo gioco, nonostante non sia una AAA o comunque un gioco particolarmente famoso pubblicizzato, abbia soprattutto dal punto di vista estetico e visivo, oltre che di gameplay, perché credo che a lungo andare qualche enigma sfizioso possa produrlo, credo che valga la pena di essere provato e giocato. Quindi grazie per la visione, un saluto, alla prossima, ciao!